questa volta il bando per i lavori della funivia del Mottarone. A giorni dovrebbe arrivare la firma del contratto con l'ex gestore. Deciso che sarà l'area montana di Ornavasso, la sede del nuovo ospedale, ora i sindaci chiedono uno studio urbanistico alla regione. Un dormitorio per situazioni di emergenza al centro, Rosa, Franzi e Intra, lo gestiscono comune e parrocchie. Dal profondo del tempo, mostra di archeologia sull'antica Siria allestita a Domodossola fino all'8 dicembre. A Verbania intesa tra Comune AIB per la pulizia dei sentieri sul Monte Rosso, a breve sarà siglato l'accordo. A Basketando Focus sulla partitissima di domani Paffoni Siena con iniziativa Pro Tiago, ospiti della puntata Smith, Belletti e Petrinca. Ben ritrovati dalla redazione di VCO Notizie. In apertura ci occupiamo dei lavori della funivia del Mottarone. L'avete sentito nei titoli, il bando non è andato deserto, si attende a breve la firma del contratto. Mancano pochi giorni alla firma del contratto per l'appalto dei lavori per la funivia del Mottarone. Questa volta il bando di SCR, la società di committenza regionale, non è andato deserto. Manca l'ufficializzazione, ma i lavori sono stati assegnati all'ex gestore in associazione temporanea di impresa con la Leitner Spa di Bolzano. Per la firma si attende la prima tranche del finanziamento previsto dalla Regione Piemonte di 1.700.000 euro. La stessa Regione nei giorni scorsi ha deliberato un ulteriore contributo di 300.000 euro per il rifacimento delle stazioni di partenza e arrivo della funivia. Il primo bando per l'ammodernamento e la messa in sicurezza della funivia previsto per il 40° anno di età dell'impianto era andato deserto. Comune di Stresa e Regione Piemonte avevano quindi deciso di aumentare le risorse a disposizione. L'amministrazione comunale aveva così disposto un impegno di 140.000 euro per 14 anni, mentre la Regione si è impegnata per 1.700.000 euro. La speranza è di riuscire a rimettere in attività l'impianto prima della stagione turistica 2016. Il nuovo contratto prevede la gestione fino al 2028. Ora invece la sanità, la rappresentanza dei sindaci dell'ASL VCO si è riunita ieri a Omegna, approvata all'unanimità la relazione dei tecnici regionali che indica l'area montana di Ornavasso come quella ideale per ospitare il futuro ospedale. I sindaci hanno chiesto ora alla regione uno studio urbanistico sull'area. All'unanimità la rappresentanza dei sindaci ha dato il parere insomma, positivo sull'area. Dunque, l'ospedale nuovo, se si farà, si dovrebbe fare dove? A Ornavasso, tra le due aree indicate dal comune di Ornavasso, quella diciamo così più alta, quindi fuori dal rischio di esondazione, nella parte boscata che andiamo andando da Gravellona verso l'Ossola sulla sinistra. Ecco, i motivi per cui diciamo, è stata fatta questa scelta rispetto ad altre, dopo aver sentito ovviamente anche il parere della Regione. Ma dunque, noi ci eravamo dati come obiettivo di individuare un'area baricentrica e tutti gli studi fatti dall'ASL indicavano come zona baricentrica, adesso chilometro più, chilometro meno, quell'area, l'area tra Gravellona e Ornavasso, insomma quell'area lì. Le altre due aree indicate rappresentano un rischio di esondazione. È vero che sono previsti dei lavori di arginatura, ma la Regione ha fatto presente che essendoci poi delle falde relativamente superficiali, nel momento in cui salisse il livello del toce, l'arginatura protegge da certe cose ma non da certe altre, quindi risultava fortemente sconsigliabile andare a costruire lì. A questo punto la nostra attenzione è rimasta sull'altra area che c'era, che non ha sicuramente questo rischio perché è alta rispetto alla piana, e adesso intendiamo chiedere alla Regione uno studio di fattibilità urbanistico e geologico ai fini di avere la miglior definizione possibile del progetto. Ecco, abbiamo sentito che il parere è stato unanime da parte di tutti quanti, e avete provato già questa sera insomma, a sentire in Regione, ma l'orario era tale che gli uffici erano chiusi, insomma, per cui adesso come proseguirete? L'iter come proseguirà? Allora noi domani stesso, o io il dottor Caruso, forse il dottor Caruso, telefoniamo immediatamente in Regione dicendo che la rappresentanza ha espresso questo parere e chiede però questa valutazione, questo studio, gli faremo più fretta possibile, dicendo anche che noi avevamo detto una conferenza per il 16, poi se ce la facciamo no, resterà da vedere, ma insomma noi cerchiamo di mettergli fretta in maniera da avere il più presto possibile questa valutazione, in maniera poi da poter riunire la conferenza, fare la votazione, andare nei consigli comunali, perché così c'era stato richiesto di fare, e avere poi questo parere da mandare in Regione entro la fine del mese.
E in tema di sanità, Domodossola, il consigliere di minoranza Lucio Pizzi ha chiesto al presidente del Consiglio la convocazione urgente del Consiglio Comunale. La richiesta è stata protocollata nei giorni scorsi. A Domodossola la maggioranza di centrosinistra se la canta e se la suona tutta in casa propria, senza essere neanche in condizione di convocare il Consiglio, tanto il disaccordo al loro interno, tuona l'ex PDellino. La richiesta potrebbe avere risposta entro la fine della settimana, con ogni probabilità. Giovedì prossimo si terrà la conferenza dei capigruppo. I partiti potrebbero decidere di indicare al presidente Mauro una data utile già a inizio della prossima settimana. Per far fronte alle nuove povertà a Verbania nasce un dormitorio pubblico. Sarà gestito dal comune e dalle parrocchie. Anche a Verbania la povertà è in aumento e per la prima volta in città viene messo a disposizione un dormitorio per persone che non hanno un posto in cui trascorrere la notte. Sarà collocato al primo piano del centro Rosa Franzi a Intra e avrà a disposizione 8 posti letto. Si tratta di un progetto fortemente voluto dal vice sindaco Marinella Franzetti e che il comune gestirà in collaborazione con le parrocchie cittadine. Lo scopo è di fornire una soluzione di emergenza abitativa temporanea per persone in situazioni di estrema difficoltà che saranno individuate tramite la commissione tecnica del comune. È previsto anche il servizio di lavanderia e ci saranno anche a disposizione servizi igienici con doccia. Le parrocchie individueranno una persona che faccia da custode della struttura, oltre a indicare un proprio referente che agisca come tramite tra il custode e la commissione tecnica. Il servizio partirà a breve, i locali saranno arredati nelle prossime settimane in forma sperimentale ed è prevista una convenzione di 3 anni con le parrocchie. L'accesso sarà consentito in primavera ed estate tra le 19:30 alle 21 e in autunno e inverno tra le 18 e le 20 con uscita alle 9. La massima permanenza prevista è di 6 mesi. Alla vigilia dell'elezione del nuovo presidente del Consiglio Comunale di Verbania, Sinistra Unita torna sulle dimissioni di Diego Brignoli. In un articolato comunicato stampa punta l'indice contro la linea di governo del sindaco Marchionini. Nell'esprimere la nostra solidarietà umana e politica a Diego Brignoli, si legge nel documento, non possiamo non notare come alla base delle motivazioni politiche ci sia l'abbandono del programma Italia Bene Comune con cui il PD si era presentato alle elezioni. Dopo le dimissioni dell'assessore Damiano Tradigo e la fuoriuscita del nostro gruppo dalla maggioranza, queste dimissioni di Diego Brignoli sono l'evidente segnale di un malessere derivante dal metodo decisionista e a volte autoritario assunto fin dall'inizio della legislatura dalla sindaca. Le dimissioni di Diego Brignoli purtroppo dimostrano che non è solo Sinistra Unita a non riconoscersi più nella linea politica dell'attuale maggioranza, ma che il malessere politico serpeggia anche al suo interno. Un momento di festa domenica a Premosello nella frazione di Cuzzago per l'inaugurazione della nuova sala polivalente e spazio museale che sono stati ricavati all'interno dell'ex edificio della latteria Turnaria, un lavoro voluto dall'amministrazione comunale ma al quale hanno concorso anche i volontari. Abbiamo inaugurato dopo 5 anni la ristrutturata latteria Turnaria di Cuzzago, uno spazio polifunzionale, poliedrico, una vecchia latteria turnaria che è stata totalmente rimessa agli antichi splendori, con un'area museale che sarà inserita all'interno di una rete a livello provinciale e ossolano, un importante intervento realizzato con il contributo della Fondazione Comunitaria del VCO, del Comune di Premosello Chiovenda, del Parco Nazionale della Val Grande, ma soprattutto anche con i volontari della frazione e di tanti ma tanti giovani che si sono uniti e in questi 5 anni si sono alternati per dar vita a questo progetto ambizioso che oggi è sotto gli occhi di tutti. Dunque siamo molto ma molto soddisfatti, un risultato importante raggiunto con tenacia anche grazie al nostro presidente Villa Diego che in questi 5 anni si è adoperato in 1000 modi per portare a termine questo intervento. Ed ora la mostra di archeologia allestita nella sala esposizioni della Fondazione Dignitatis Persone fino all'8 dicembre a Domodossola racconta l'antica Siria con pannelli, calchi e filmati e con la collaborazione di 2 archeologi di fama internazionale. L'iniziativa è dell'Istituto Antonio Rosmini, il taglio del nastro sabato scorso. A proposito di
Noi siamo dei nani sulle spalle dei giganti, da qui la passione per il passato per arrivare a comprendere il presente. È da questa idea che nasce la mostra di archeologia dal profondo del tempo, all'origine della comunicazione della comunità nell'antica Siria, promossa dall'Istituto Antonio Rosmini di Domodossola. Un evento che affonda però le sue radici in un incontro umano, quello degli archeologi di fama internazionale Marilyn Kelly e Giorgio Bucellati, con il preside dell'Istituto Carlo Teruzzi e con i suoi ragazzi. Da qui la decisione di raccontare, con la collaborazione dei due studiosi, noti per la scoperta della città biblica di Urkesh, l'antica Siria attraverso pannelli, calchi, video, musica. Tutto nasce 1.800.000 anni fa, da un primo gesto d'amore, da un primo gesto di cura, testimoniato appunto attraverso alcuni studi, alcuni scavi archeologici presenti e documentati in questa mostra, sino ad arrivare in qualche modo ad una madre che dà la propria vita per mettere al mondo un figlio. Tra questi due gesti sono passati milioni di anni, 1.800.000, 4.000 anni avanti Cristo. E nonostante questo il cuore dell'uomo è rimasto lo stesso. La mostra è stata inaugurata sabato con un convegno che ha visto la partecipazione di Marilyn Kelly e Giorgio Bucellati al Teatro Galletti. L'esposizione è allestita presso la sala esposizioni della Fondazione Dignitatis Persone in via Canuto 12 a Domodossola fino all'8 dicembre con ingresso libero. Sono previste anche visite guidate per gruppi o scuole curate proprio dagli allievi Rosmini. Per info www.istitutorosmini.com. Una mostra quindi per ogni età, ma abbiamo chiesto a Bucellati cosa vorrebbe che a un giovane in particolare restasse dentro dopo una visita. L'idea della continuità dell'essere umano, direi, è come sorto corollario questo, il fatto che viviamo insieme come una comunità, nessun uomo è un'isola, fin dall'inizio, proprio da quando ci sono 3-4 uomini insieme, devono esserci 3-4, non ci può essere un uomo isolato. E poi il senso anche dell'essere umano come capacità di controllo sulla natura, che può sembrare un aspetto negativo, ma in effetti è quello che ci rende umani, perché siamo diversi da tutti gli altri esseri viventi per via di questa capacità che abbiamo di mettere insieme cose che non stanno insieme nella natura. Andiamo a Dormelletto, dove saranno presto installati 3 defibrillatori, uno in comune, l'altro al campo sportivo, il terzo nella farmacia del paese. Si è riunita la commissione consigliare per dare la propria autorizzazione all'acquisto di 3 defibrillatori che verranno finanziati con gli importi che il sindaco, la giunta e i consiglieri comunali hanno devoluto a questo fondo, che serve per le famiglie bisognose, servono in campo sociale, in campo internazionale e per altri scopi. Per il momento abbiamo deciso di acquistarne 3 che verranno posizionati sul territorio comunale, uno presso il comune, l'altro presso la farmacia e il terzo al campo sportivo, per sia l'attività che c'è alla struttura del tennis e sia per il campo di calcio vero e proprio. È un'importante iniziativa, molto lodevole, perché c'è una storia dietro, giusto, una vicenda da raccontare. Beh, diciamo che è importante perché non ha nessun costo per quanto riguarda i cittadini, ma questi fondi derivano dal 50% dell'indennità del sindaco, dal 50% dell'indennità del vice sindaco e dell'assessore e da tutti i gettoni di presenza dei consiglieri comunali, siano essi di maggioranza che di minoranza, che hanno voluto devolvere i loro introiti a questo fondo per aiutare le famiglie bisognose e per altri interventi in campo sociale. E a Verbania la squadra nautica di salvamento annuncia il rilascio di un'app per smartphone creata ad hoc per mappare i tanti DAE defibrillatori semiautomatici presenti sul territorio. Ricordiamo che l'utilizzo tempestivo di questo dispositivo permette molto spesso di salvare la vita a chi è colto da arresto cardiaco. Tuttavia i DAE non sempre sono visibili e la maggior parte delle persone, ritenendo di non averne bisogno, difficilmente memorizza dove sono disposti. Per questa ragione
è essenziale procedere a una corretta segnalazione e si ritiene che possa essere un concreto aiuto avere una mappatura aggiornata dei DAE presenti, soprattutto se fruibile dal proprio smartphone. L'app si chiama DAE Dove ed è stata sviluppata dai volontari della squadra nautica di salvamento. È disponibile gratuitamente per dispositivi Android e a breve anche per Apple sui relativi store. È inoltre possibile visualizzare maggiori informazioni sul sito dedicato www.daedove.squadranautica.it. E restiamo a Verbania, dove Comune e AIB hanno raggiunto un'intesa per la pulizia dei sentieri che portano al Monte Rosso. A breve sarà siglato il protocollo. Un progetto di collaborazione tra Comune di Verbania e Associazione AIB Provinciale Squadra di Verbania. In che cosa consiste questo progetto, Assessore? Beh, una cosa che ci tenevamo in particolar modo in questa amministrazione di mettere mano anche ai sentieri della nostra città, nella fascia pedemontale della nostra città. E adesso ci stiamo focalizzando sugli aspetti del Monte Rosso, tantissimi passaggi sentieristici che ci portano in angoli stupendi della nostra montagna che abbiamo alle spalle e quindi occorre manutenzione. Agganciamo l'associazione provinciale AIB per iniziare questo lavoro di manutenzione dei nostri sentieri. Perciò un lavoro che si svolgerà in forma continuativa, in sostanza, d'ora in avanti. Sì, diciamo che a breve ci sarà un accordo tra amministrazione e associazione AIB che concorderà una serie di azioni molto particolarizzate, perché non potranno pensare a tutti i sentieri del Monte Rosso o tutte le sentieristiche di Verbania, però alcuni, in particolar modo, così diciamo anche le zone, il Canton Magistri e la Sentinella Bergamina. Il famoso, diciamo, Tradunion pedonale che può collegare i campeggi a Suna. Domani, mercoledì 11 novembre alle 21:15, tornano ad Ameno al Museo Tornielli i Digital Primitives. La musica del gruppo contiene diversi elementi della cultura afroamericana, dal jazz alla libera ricerca strumentale, fino all'elaborazione di musiche etniche, asiatiche e africane. Come dice il nome stesso, i Digital Primitives sono al tempo stesso moderni e antichi, esploratori e ricercatori. La loro musica è influenzata anche dal le esperienze sul campo in Etiopia e in altri paesi dell'Africa. Un'esperienza davvero unica nel panorama musicale contemporaneo. In apertura di pagina sportiva, lo Ski Speed. Alla vigilia della nuova stagione abbiamo infatti incontrato Valentina Greggio, fuori classe assoluta di questa disciplina da brividi in tutti i sensi. Valentina Greggio è abituata a prendersi sempre sul serio, molto sul serio. L'anno scorso ci aveva promesso, lo ricordate, che sarebbe tornata con la medaglia d'oro. Vabbè, siccome lei le cose le fa per bene, è tornata con due medaglie. Ecco, non è che ce la siamo dimenticata, una medaglia perché hai vinto la Coppa del Mondo e poi hai vinto anche, visto che quest'anno, anzi l'anno scorso c'erano i mondiali, hai vinto anche i mondiali, io dico sempre di chilometro lanciato, insomma, perché così tutti possono capire. E quindi qua, con il casco in mano, pronta anche per la prossima stagione a battere te stessa, insomma. L'anno scorso volavi sugli sci a 231 km orari, giusto? Giusto, giusto. Sì, l'anno scorso ho fatto le cose fatte bene, ho vinto sia la medaglia mondiali e sia la Coppa del Mondo. Quest'anno non ci saranno i mondiali, quindi al massimo può essere una vittoria sola. Non lo so, sicuramente sarà bello poter vincere un'altra Coppa del Mondo, però io non dico mai niente prima di iniziare e mi piacerebbe comunque migliorare, anche se di poco, la mia velocità, visto che quest'anno ho migliorato solamente di 1 km, ma anche perché le condizioni della neve non erano al top, quindi non ho avuto grandi chance di miglioramento. Ma sinceramente, Valentina, ma tu non hai paura quando ti lanci così, credo a occhi chiusi, insomma, perché non so da questo piccolo blò da astronauta quanto puoi vedere? Ma qualcosina si vede, ma in realtà non ci faccio neanche caso a quanto riesco a vedere, mi basta giusto da poter andare dritto. Paura, boh, è normale che ci pensiamo, ovviamente se uno avesse proprio paura penso che non potrebbe neanche fare questo sport. Ci penso, sono già caduta una volta, penso che se cado potrei farmi male, ma
se dovessi pensare a quello ogni volta non vincerei mai più, esatto. Quindi proprio il momento della gara penso solo ai magari miei piccoli difetti, a tenere una posizione più aerodinamica possibile, ad andare forte. Questa è l'idea di tutti quanti gli atleti. E come ti stai preparando alla stagione 2015-2016? Mi sto allenando in palestra, poi adesso ho scoperto gli skiroll, quindi vado anche con quelli. Un po' di bici, faccio allenamenti a secco perché finché non nevica in ghiacciaio noi non andiamo, è troppo pericoloso. Spero che nevichi presto, ma adesso fa ancora caldo, quindi non so. E sicuramente meglio dell'anno scorso, che sono stata ferma un mese. In realtà io penso di stare meglio, però tutti mi chiedono se sei in forma, non lo so. Finché non inizio le gare non posso sapere. Sto bene fisicamente, ma non so se sono in forma o meno. Ed ora il calcio, turno infrasettimanale in Serie D, Gozzano a Vado, Benlinzago a Castellazzo. Non un attimo di tregua per la Serie D, che scende in campo domani pomeriggio per il turno infrasettimanale valevole per la 13ª giornata di campionato. Sporting Bellinzago e Gozzano giocano entrambi in trasferta e vanno a caccia l'una di conferme e l'altra di riscatto. I Tigrotti, forse la squadra più in forma del girone insieme alla capolista caronnese, cercano la quinta vittoria nelle ultime 6 partite per scalare ulteriormente una classifica che ora li vede al 4º posto ad un tiro di schioppo da Pinerolo e Lavagnese. I gialloblu affrontano il Castellazzo Bormida, fanalino di coda con 6 punti all'attivo, ma reduce comunque dal confortante pareggio in trasferta nello scontro diretto con il Rapallo Bogliasco. È chiaro che i ragazzi di Siciliano partono con i favori del pronostico, anche perché la coppia Massaro-Montante sta vivendo uno stato di grazia. Sono diventati 15 i gol totalizzati dai due, con il capitano Novaresi che si è avvicinato al trono di capocannoniere del girone. Il Gozzano invece, un solo punto nelle ultime 3 giornate, affronta il Vado, invischiato nelle zone calde della classifica, ma reduce dal blitz a Bra domenica scorsa. I rossoblù ritrovano Richieri e Michailoschi dopo la squalifica, mentre saranno ancora privi di Ligotti e Milan, che sconteranno il secondo ed ultimo turno di stop forzato dopo i rossi e le conseguenti polemiche di Settimo. Sarà out anche Troiano, faro del gioco dei rossoblù, alle prese con un problema muscolare al polpaccio. Ma come annunciato ieri nel corso di Dilettanti per Dire dal direttore sportivo Alex Casella, il Gozzano ha tutta l'intenzione di tornare a vincere per rimanere in zona playoff. Il resto del programma prevede il testa a coda caronnese Rapallo Bogliasco, il derby molto sentito tra Novese ed Ertona e la sfida d'alta classifica oltre Po Voghera Chieri. Il Borgosese proverà a fermare la marcia della vice capolista Lavagnese, mentre Pinerolo Bra promette gol ed emozioni. Il Ligorna di Mango affronta l'Argentina, il Sestri riceve l'Acqui. E chiudiamo con il basket. Domani sera la partitissima Paffoni-Siena alle 20:30 al Pala Battisti. Se ne parla a Basketando, in onda come sempre stasera, il martedì alle 20:35 e ancora domani mercoledì alle 13 e alle 17:30. Nuovo appuntamento con Basketando e facciamo un debutto qui a Domodossola, al di casa, dove come potete vedere c'è già atmosfera natalizia, insomma tante idee per addobbare la propria casa e il proprio albero di Natale, e speriamo il regalo di Natale ai tifosi. La Paffoni l'ha fatto domenica in Sicilia, ne vogliono un altro, perché domani, mercoledì alle 20:30, si gioca in casa al Pala Battisti una sfida dal fascino enorme contro la Messana Siena, che non ha certo bisogno di presentazioni, la società che ha fatto la storia del basket italiano negli ultimi 15 anni. Ne parliamo qui a Basketando. Settimana scorsa c'è stato il debutto di Keon Moore, questa settimana c'è il debutto di Tyler Smith. Ciao Tyler. Ciao. Insieme a lui Michele Belletti, terzo allenatore della Paffoni. Ciao Michele. Ciao a tutti. E Francesco Petricca. Ciao Francesco. Ciao, di casa. Bene. Ciao a tutti. Hai tu il microfono, bel segnale anche da parte vostra. Su un campo difficile contro un'ottima squadra sono arrivati 2 punti fondamentali. Assolutamente sì, dopo l'inaspettato un po' per tutti capo con Alessandria, siamo riusciti a riconcentrarci, a rifare quadra fra di noi e andare a espugnare un campo sicuramente difficile, che lo sarà per tutta la stagione, e a ridarci e a rimetterci, diciamo, in carreggiata per quello che stiamo cercando di fare. Chiedo a Tyler quanto è stata importante la vittoria a Barcellona. How is important the victory, the win in Barcellona for all the team? It's very important. I think that we've been going in the right direction each week. We're getting better and better and better. And I think a win helps us
have confidence going in tomorrow and into this weekend. And I think it's just really huge for the whole, not only us as players, but the community to get behind us and help us. Mick? Dice che è stata una vittoria molto importante, soprattutto per prendere consapevolezza, essere migliori ogni partita e ogni allenamento, e pensa che non sia stato importante solo per noi, per la squadra, ma per tutto l'ambiente. Partita importante con Siena, anche perché ci sarà un'iniziativa benefica a favore di Tiago, il bambino di San Bernardino Verbano, che ha una grave forma di leucemia. Insomma, si potrà avere una penna, grazie al centro commerciale Isole per Coop, che la donerà ai tifosi, lasciare un'offerta, l'intero ricavato a favore di Tiago. Dunque un motivo in più per esserci domani alla super sfida Pafoni Messana. Siamo ai saluti, vi rimando per tutti gli aggiornamenti al nostro sito internet www.tuttonotizie.info. Grazie per essere stati in nostra compagnia e buon proseguimento con i nostri programmi.